so che devo seguire. Quinto partito. Noi siamo partiti a registrare, voi? Oh, cazzo, ma io devo registrare. Ah, dobbiamo registrare? No, non dovete registrare, solo il visto si deve registrare la faccia. Perché voi non avete. Ma no, ma non me la registro la faccia che mi sto. E allora facevi in culo e tot. Mettiamo quello che ci pare a noi e questo lo teniamo anche nel video perché stiamo registrando. No, come? Va bene. Va benissimo. Va bene così, Vizzo. Va bene così. Bene, ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Finalmente siamo tornati con GeForce che dopo il Vulture siamo spariti come dei pezzi di me. E siamo qua con tutti gli altri ragazzi, quasi tutti gli altri ragazzi che portano GeForce, tranne FabForge che per motivi suoi non può esserci. Non vedete le loro facce perché, non lo so, sono brutti. Siamo stronzi. Esatto, siamo belli. Per dirla. Però parlate un po' forte che altrimenti il computer dice che non ti piace. Buongiorno! Bravissimo! Orca! Ecco, wow. Orca! Siamo qua per sbustare un mazzo tutti insieme, dal vivo, e commentarlo all together. Questo è il mazzo che abbiamo selezionato, bello. Preso al Vulture, tra l'altro. È qui da un mese che vogliamo aprirlo. È qui un mese che vogliamo aprirlo, che siamo lì con la bava alla bocca che lo guardiamo. Sì, dai, aprilo, dai. Ciancio le bande, ciancio le bande. Allora, utilizzerò un metodo d'apertura insegnatoci dal buon Cree. Lo so che non si vede. No. Bellissimo questo mazzo! Aspetta! Io ho perso l'udito nel frattempo. L'udito? Dai, la smetto. Ci sono casate. Allora, sono riuscito a cavare la carta al primo colpo, lascia fare. Allora, ci fai vedere ste casate o no? No. Ai. Perché il metodo di apertura sarà molto bastardo. Per loro soprattutto. Soprattutto per voi perché vi fa sentire un po'. Allora, le casate non si vedono. Io prenderò il mazzo qui e le girerò. Vediamo, ma si vedono le casate. Brovnar Santum e stia, l'altra non l'ho mica vista. I selvaggi. Selvaggi. Vedremo. Sì. Primo. Easy. C'è l'1-2. Non è una grande da cestinare, casa, è già da cestinare. Solo per la prima casa. Addirittura. Un altro 1-2. Vabbè. Dai un altro? No, primo sangue, se la sai giocare. Tre ambre stampate su tre carte, però. Beh, bellissimo. Non è male. Beh, primo sangue è figo, a me piace un sacco usare il primo sangue. Vai. Oh, Polverentola è una delle mie carte preferite. Solo per il nome, Cenerentola. Grodgins. Finalmente un ciccione, va bene. Buono, il Grodgins. Due Grodgins, due ciccioni incredibili. Sì, ma posso attaccare solo le cose sul fianco, mi turba quello. Che cazzo me ne frega, se può. Intanto posso attaccare. Vabbè, sì, certo, beh, ci manca. Beh, Troll effettivamente era più debole. Vabbè. Grok. Bello, questo mi piace un sacco. Perde uno, combatti in buono. Sì, questa è carina. È molto carina. Aspettate che ho problemi. Dai. Oh, l'Olpop, finalmente. Oh. L'Olpop è grosso. Devo andare grossi, questo è grosso. Una bella legge del più forte. Esatto. Dai. Vai, no. No. Tremito. Vabbè, non è neanche un combo però, Tremito con 1-2. Sì. Vabbè, ma anche un 1-2-1-2 in teoria, però. Wow! Vai. Dobbiamo mettere qualcosa che faccia wow. Goppo che è bellissimo, io adoro Goppo. A me piace l'art, la carta un po' meno, però va bene. E Bilgrim la Valanga. Valanga. Sì, va bene. Dopo che vado forgiato una chiave fa danni a ogni cattura. Me ne manca una. Non ci sta più nel tappeto. È un Grumpus da guerra che. No, da solo. Da solo, povero disgraziato. E vabbè. È come quando trovi gli Urchin da soli, praticamente. No. Non proprio, però no, da solo fa. Vabbè. Per questa cosa del. Vabbè, signor, dai, seconda casata, Sanctum. Va bene. Con Vautrem, il lion, il leone. Schieramento, più due forze vicine, ignorante. Ma è sì, sacco. Va bene. Ottimo. Auband, il fuoco, bello. Ottimo. Lui è la versione migliorata di cosa? Di come si chiama? Di Ciaretto. Ci vorrebbe il cavaliere grigio. Adesso aspetta che magari lo trovo. Gioco, c'è una casa, perdisci. Luce Vabbè, questo non è male. Bordan irredento, non mi ricordo cosa fa. Azione cattura 2. Quello che cattura 2. Sì, per me è ni questo. Però è illusione, ma. Però ne ho 2. Li tiri in culo. Sì. Da un po' fastidio. Io preferirei il fosco lì, The Grim. Sì, anche secondo me. Di gran lunga. Sì, buono. Aura dorata. Va bene. Buono. Ispirazione.
Beh, non male deboli, questo. Sì. Vabbè, proteggere i deboli, quello, no? Okay. Sì. Ok. Mamma mia. Vabbè, dai, adesso. Sì, anche perché in questo mazzo non serve un pene prendere ostaggi, perché tanto c'hai il redento che cattura due facendo l'azione, quell'altro che in gioco cattura due, che te ne fai? Questa è forte, però. Questa serve, dai. Emberrasci, dai. Esatto. È tutto Ember, vai, l'invulnerabilità è utile. Anche questo, ok. Carino. Figa, gli Avenger. Va bene. Gli Avenger. Poi abbiamo... Okay. Fine dei martiri. Dei martiri. Non mi ricordo, sì, come fa. Distruggi... Vedete quanto so della... Leggila. Distruggi un qualsiasi numero di creature amiche e ottieni uno per ogni creatura distrutta in questo modo. Yep. Vabbè, se vuoi dar fuoco a tutto, puoi fare. Bella sinergia con le catture che hai, però vabbè. Vabbè, adesso non siamo lì a... No, ma vabbè, aspettate che ci esplosa un attimo la web. Vabbè, comunque non è male, cioè mi piace, cioè... Brobnar, Sanctum, Ni. Fai un sacco di hambre, comunque. No, la pozione di invulnerabilità per quanti ciccioni ha nei Brobnar, guarda che non è male, eh. No, assolutamente. Inizia a cancellare della roba da quella merda di telefono. Ma io minaccia. Cosa sta succedendo? È saltato il video? Io. Va bene, tutti a casa. Non so, pensato. Perché ho detto era per evitare di usare tu. Vabbè, comunque. Allora, se volete fare a botte, no, almeno fateci vedere. Esatto. È quello che ci interessa. Non so. Allora. Oh, ricomincio a urlare. Vai. Porca questo puttana. Questo. Agganci il telefono. Cioè, comunque la parte è salvata, quindi c'è. Va bene. Però mi dà sul culo. Cioè, non pensavo che dice. No, non devi zoomare. Penso io in editing, non zoomare. Penso che questa parte lo taglierà. Di... Ma sì, immagino anch'io. No, comunque gli Avenger fa veramente schifo. Basta, vai allora. Continuiamo a lavorare qui. Ma figa, è un'ora che vi aspettiamo? Che cazzo? Fatto, adesso ne giro un'altra. Oh, sono, oh, più sono grandi. Oh, eppure una creatura che ho fatto fare. Oh, che è pure il logo, oh, giusto per essere sicuro di perdere. Non male. Perché passiamo in selvaggina. Alla selvaggina e partiamo con la streghetta, okay, del crepuscolo. Va bene. Figa che non ci vedo, però devo andarli a prendere. Eccoli. Ok. La strega. La streghina, va bene. Come la vedete la streghina? Omega, illusione. Se ce l'hai in più copie è una merda, però va bene. Beh, per adesso ne ho una e ho il modo di proteggerla qui, Sanctum. Sì, vero. Non è male. Relativamente. Però va bene. Fanculo, la metti di fianco al... Va bene, va bene. Zanna, bellissima. No, guarda, Pikachu. Figa, è vero. Oh, Lucilla. Ottima. Sì. Carichetta. Okay. Speriamo di boostare. Ti servirebbero gli scoiattoli. Ma no, sono fortissimi. No, ma sono fortissimi se va in combo. Se non vanno in combo fanno merda. No, sono forti. In una casa esaurisce ogni creatura della casata. Non è male. Ho il morbido di mi piace un sacco. Preferito di Don Quixote. Esatto. È fortissimo. Per due. È bellissima l'artwork. Vai, è più mazzo. Bam. Al cagnaccio. Al cagnaccio. Buono. Ma dopo che un avversario ha usato una creatura per raccogliere, ottieni uno. Oh, Jaga. Jaga, questo mi piace. Schermaglie, da schermaglie a tutti gli altri. Sì. Molto bella quella. Curiosità. Curiosità, che era una delle carte più rare all'inizio. Sì, Ink. Ok. Ink è forte. Ci sta, sì. Tra l'altro... Madonna. Selva. Vabbè. Tra l'altro Inca va in combo con gli 1-2. È vero. Pazzesco. Che mazzo. E basta, questa è la carta a fonte. Vabbè, da cestinare, dai. Ma no, secondo me qualcosa di utile lo si può tirar fuori. Beh, c'è un Brobnar bello legnoso. Sentiamo le valutazioni, uno per volta. Commento a caldo. Commento a freddo o a caldo. Va bene, chi parte? Don Quixote, dai. No, Jack. Vai on. Vai, inizio io. Allora, tre casate che in sé per sé non fanno grandissime cose, però si può vedere che hanno alcune combo interessanti, come abbiamo detto, lo stun, proteggere deboli, ora non mi ricordo, Aura Dorata, non mi ricordo la carta, vedo soltanto Aura l'immagine. Dorata, un po' l'ispirazione, solo che cura tutto. Esatto, quella lì. Una creatura per il resto del turno non piglia botte.
Quindi magari su un Grumpus è considerata come se appartenesse alla casa Sanctum e non le vengono infliti danni. Quindi ci sono un sacco di sinergie. Vabbè, in realtà, certo, questa carta qua con i Brobanan in casa si fa della roba bella. Esattamente, quindi sinceramente le combo sono interessanti, anche la Volpe con tutti i Brobnar che possono attaccare, penso non gli dai un attimo di respiro all'avversario, quindi non è male. Purtroppo il controllo Ember è abbastanza leggero, perché c'è soltanto un po' di Sanctum che catturano e basta, quindi non mi ispira tantissimo. Esatto, no. Sì, non hai controllo Ember, però puoi massacrarlo. Quello sì, avendo un ottimo controllo board, non so quanto ti potrebbe rubare, o comunque farmeresti talmente tanto che le Ember sono relative poi. Sì, diciamo che lui ha sicuramente contro un avversario che gioca tanto campo ha dei problemi, però se ti spacca tutto è un problema, penso. Poi non lo so. Quello sì. Comunque c'è anche una carta al fine dei martiri che magari un boost finale ti suicidi, vediamo un po' poi che succede. Basta, mi sono ficcato, vinco o perdo. Esatto. E poi dopo ti gioco un too much così, apri un zappello. Vabbè, dai, prossimo in lista. Chi si vuole proporre? Ah, siete in due, quindi non è... Dai, Jack, vai te. Come vado io? Vergognatevi. Mica volevi andare te. Di casa, lo fate. Io mi imbarazzo, cioè... Questo sì. Allora, devo andare io? No, dai. Va bene, facciamo decidere al Vizzo. Allora, secondo me, mazzo carino, io adoro i Brobnar nella nuova espansione, ma non c'è Piccola Peste, purtroppo. Piccola Peste è il mio amore profondo. Secondo me ha delle potenzialità inespresse, perché se per sbaglio ti sopravvive Strega del Crepuscolo è finita, cioè fai un disastro totale. Sento qualcuno che sta rullando con la rotellina. Sì, non so, qualcuno si sta facendo uno spinello di quelli giganteschi. No, scusate, sono io che c'ho l'auto che c'ha il trattore, scusate. Va buona. Cazzate a parte. Insomma, può regalare soddisfazioni, secondo me. È da provare. Il problema è che secondo me ti deve entrare in sinergia e non hai un modo per ciclarlo velocemente, quindi rischia forse di essere un po' lento all'inizio, però... Boh, è da provare, io poi sono una pippa a giocare. Bisogna vedere. Boh, prossimo, Visto o Forgers, vuoi fare te? Vabbè, dai, vado io. L'esperto lo lasciamo per ultimo, dai. Allora, a me non dispiace, nel senso, è un mazzo carino, i Brobbler mi piacciono molto... L'unica cosa che nei Sanctum avrei tolto gli Avengers, li avrei dato fuoco, avrei voluto trovare il Cavaliere Grigio, che secondo me avrebbe dato un boost interessante. L'unica cosa è che l'ambra stampata sono tipo 8. No, sono 11. 11? Allora non so contare. Però è comunque alta. La cosa invece che a me ha fatto impazzire è l'invulnerabilità, la pozione di invulnerabilità, perché qua attacchi praticamente costante... Tamburelli, e quindi secondo me è tanta roba. Sì, ma anche se ti fa danno, devi avere tutto quello che ti serve in campo. Se trovi un mazzo che sa controllare, ah, beh, certo. Sì. La pozione forse 6 per 6 non è molto forte, ma secondo me in combo con tutti i Brobnar che c'hai dentro, tanta roba. Poi, vabbè, io sono innamorato della grafica di quel tizio che mangia il guanto di Thanos, perché mi piace tantissimo. Quello è veramente bello. E dopo la mia grandissima descrizione, per niente tecnica, ma molto specifica, e parlo così per dare una sorta di autorealità alla mia voce, passo la parola. Va bene, buona tocca, allora, quello bravo. Wow. Dai, signor Vista. Io sarò molto critico, perché allora il mazzo non mi piace. Ottimo. Dico subito, perché allora le statistiche sono abbastanza basse. Aspetta, in generale, aspetta, perché... posso fare un inserimento al volo? Io mi ci vedevo adesso, io sarò molto tecnico e molto cosa. Fa merda! Basta. Una roba del genere bellissima. Sì, non volevo essere troppo scurrile, però bellissimo. Comunque, allora, è sicuramente un mazzo, diciamo, discreto per quanto riguarda Age of Ascension. Sicuramente ci sono tante sinergie carine da poter interagire, tipo con Lucilla, tipo andare a riprendere altre cose. Curiosità, siccome non ci sono scienziati in questo mazzo, cioè in base al matchup può cambiare le cose. La selva pericolosa, anche quella carta situazionale, purtroppo qua mi fa un po' più schifo, perché comunque creature con elusione le abbiamo.
Il Brobnar è sicuramente molto consistente a livello di board, fa tantissima roba, però in quanto a Ember Control c'è soltanto Grok. Santum cattura, l'unica carta forte di Ember Control probabilmente è l'Aubade, e credo anche purtroppo il prendere ostaggi, perché devi far valere la tua superiorità di board, quella lì è una carta chiave che comunque rallenta l'avversario e accelera te. La fine dei martiri, anche quella è una bella carta di boost di Ambre che può servire. Poi a me piace tantissimo Yaga, anche quella fa la differenza a livello di board. Qua sì, perché così cioè lo metti lì di fianco a tutti i Brobnar e diventa una carta che tu devi per forza contestare. Mordi ruggine sono belli pucciosi e fanno il loro. Poi per il resto, onestamente, trovo tutto abbastanza discreto. Cioè, io conto 11 Ambre, 5 carte di Ember Control, che per la maggior parte sono catture. Tante interazioni, sì, a livello di board, va bene, rimozioni con gli stun vari, ma nulla di più. Carica della chiave, la vedo dura da tirare con i selvaggi che abbiamo. Non la cogli mai, però, per questo mazzo. Però può funzionare in determinati matchup. Non lo so. A me è discreto. Da fastidio la scarti, perché è comunque sì. Un mazzo che ha bisogno di ciclare molto. Sì, a prescindere sì. Hai bisogno di ciclare qui. Perché questo è quanto. Scusate. Va bene, direi che... Rottino ci sta sempre. Direi che abbiamo finito, no? Non c'è nient'altro da dire. O vogliamo dire qualcosa? Ci piace parlare, citare un'altra roba. Bene, io direi che possiamo salutare i ragazzi a casa. Ci siamo divertiti, faremo altri video di questo genere anche sui vostri canali, si spera. Se avete tempo di studiare troppo, oddio. Ciao bambini. Ciao Madonna. Quanto cattivo però. Va bene, dai. Bene, ragazzi. Faremo... Perfetto. Speriamo di sbustare mazzi migliori, dai. Io ne ho altri qua, che le lascio lì apposta. Per... Va bene. Va bene, saluti. Saluti a tutti. Saluti a tutti, signori. Ci vediamo nel prossimo video e ciao a tutti. Ciao.